Ma io autocoltivo da anni. All'inizio l'ho fatto per passione, poi mi sono reso conto che il 95% dei miei amici, che fanno un consumo molto maggiore rispetto al mio, non pagavano soldi che non si sa bene dove vanno. Ieri l'altro c'è stata una maxi retata, hanno messo in carcere 34 persone, 16 indagati a 4 isolati da casa mia. Cioè, io non voglio che il mio consumo ricreativo di una canna ogni 3 giorni vada a finanziare l'auto di lusso di un criminale o il bar o il riciclaggio di un gioielliere. Io voglio sapere dove vanno, ho pagato un canapaio che paga le tasse, ho comprato le mie lampade, ho comprato i miei semi, ho comprato le mie attrezzature, tutto questo è perfettamente legale, è già legale. E se qualcuno verrà a casa mia avrò un procedimento amministrativo che si chiuderà con una sanzione amministrativa, non andrò in carcere. Per cui perché il Parlamento non può semplicemente legiferare e accettare una situazione che già esiste?